Ciao e bentornati su Unnecessary Pixels, il canale che vi fa scoprire un gioco nuovo ogni giorno. Io sono Paolo e oggi parliamo di Polycrushers. Che cos'è questo Polycrushers? È un twin stick shooter a ondate pensato per il co-op. Pensato per il co-op, nel senso che nel momento in cui giocherete in più di uno avrete delle abilità aggiuntive che saranno il collegamento che ci sono. Allora, aspetta, calma. Difficile spiegarlo. Se siamo in due, ci sono i nostri due personaggi. Stando vicini, genereranno un'area che potremmo espandere, romboidale, che esploderà. Quindi genererà un attacco in più rispetto a quelli che generiamo noi con i nostri due fucili e le meccaniche da twin stick shooter. Possiamo raccogliere dei bonus, ogni tot ondate c'è un boss. E questo è quello che è Polycrushers, fine della trama che non c'è. Cosa funziona di questo Polycrushers? Dunque, i controlli funzionano, sono abbastanza responsivi, non ho trovato particolari problemi a rivolgermi nella direzione in cui volevo rivolgermi e sparare nella direzione in cui volevo sparare. Cosa non funziona di questo Polycrusher? Allora, uno. Preparatevi una pastiglia per il mal di testa vicino al computer, perché la musica è tremenda, ripetitiva, proprio da cerchio la testa dopo 10 minuti, ok? 2. In single player è assolutamente insipido, non c'è un... è una roba... Mi spiace parlare così male, ma non sa veramente di niente in single player, non ha veramente senso di esistere, non è divertente, è piuttosto noioso, abbiamo un senso di impotenza con le ondate che spawnano adiacenti a noi e quindi ci fanno dei danni perché sono comparse di fianco a noi e ci chiediamo perché questa scelta, questa meccanica, non c'è motivo di giocarlo in single player, onestamente. Ci sono un po' di mappe, a livello di gameplay sono identiche, cambia il colore dei poligoni senza texture che le compongono. Alcune sono un po' più piane, altre hanno qualche ponte, qualche strettoia, ma al di fuori di quello sono veramente tutte uguali. Le armi sono molto poco soddisfacenti, quando sceglieremo un personaggio avrà un'arma sua e quella ci terremo per tutto il gioco, non cambierà mai. Molto 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 poco soddisfacenti, i nemici sono insulsi, sono confusi, hanno delle meccaniche diverse che però tanto ti arrivano tutti a ondata contro, quindi non capisci chi fa cosa, ce n'è qualcuno che spara, i bidoni della spazzatura sparano per esempio, altri ti corrono incontro, alcuni ti corrono incontro e esplodono, alcuni ti corrono incontro e ti fanno dei danni da contatto, ma cambia niente. Tutto il gameplay è tutto confuso, ci sono dei cartelli stradali che ti indicano il prossimo power-up se vuoi andarlo a prendere. I power-up tendono ad essere piuttosto inutili, tranne la spada, che questa linea che ci collega diventa una cosa che taglia e quindi qualunque nemico che attraversa la linea che collega noi e l'altro giocatore verrà tagliato a metà. Se lo giocate da soli ci metterà misteriosamente due raggi laser lunghi un po' di fianco a noi che taglieranno i nemici che si avvicinano se ci muoveremo nel modo giusto. Tutto molto confuso, tutto molto molto poco controllo su quello che sta succedendo a schermo, onestamente. E io quel che pensavo ve l'ho già detto, ragazzi, volete davvero che esprima il mio... No, non lo esprimo, dai, si capisce, no? Si capisce cosa ne penso da quello che ho detto, è conseguente, no? Un passaggio logico del... Siccome allora costa 9 euro su Steam, è stato sviluppato dagli Atomic Pond Studio e io vi ringrazio per aver seguito questo video di Unnecessary Pixels, ci vediamo al prossimo, ciao!